Ladies and gentlemen, ecco a voi per una nuova avventura del Viterbo Chapter presentata dal nostro David Cecchini, detto Eclisse barra Ionfo. Beh, ci spiega un attimo questa cosa dello Ionfo, perché la gente non lo sa. Ma diciamo che Ionfo nasce circa una settimana da fa in Sardegna da una mia perla di saggezza. Bene. In dialetto falisco e... ne ha un'altra per noi? Se l'è preparata? Sì, la tengo calda, però, perché ancora non è, no, non è il momento. Al momento opportuno la tirerò fuori. Ci dica un secondo, oggi cosa prevede il nostro piano d'avventura? Il piano d'avventura è semplice: si arriva al Chianti, in destinazione al Chianti Hills, parcheggia le moto e festa. Un viaggio bellissimo, serve della Toscana, tra queste colline meravigliose. Adesso ci apprestiamo ad andare in albergo e poi dopo appuntamento per l'aperitivo e una lauta cena a base di acqua. Una cospicua latte. Che persona ben educata, ragazzi! Cosa controbatte Ionfo? Perché voi non sapete la storia di Ionfo, è una storia un po' lunga, poi ve la spiegherò con calma. Allora, raga, 6:30, guarda le 8 a raduno. Intervista doppia, nome Eclisse oppure Ionfo, nome Terzo. Parecchi. Di più. Donne. Poche. Una. Sempre. Località preferita. Località preferita? Terra falisca. Non lo so. Ce l'avevo una terra, ma. Dici una cosa nel tuo dialetto di origine. A 7 anni sono Monella, a 70 anni sono lo stesso. Belin, io sono ligure, quindi Belin, meglio di Belin penso che... Belandi! No, Belin proprio, Belandi è più verso di là. Chapter d'appartenenza? Viterbo. Viterbo, sono scritto da qualche parte, ma non lo so. Carica? Segretario. Esplosiva? Run Capitan. Ancora per molto? Speriamo. Ma... un saluto agli amici che ci stanno guardando. Ciao! Sound on my steps. A shining sky. Mamma, ci spieghi dove stiamo e le bellezze delle campagne toscane. Tanto camminiamo a Siena, adesso stiamo andando verso Piazza del Campo. Nota per? Per il palio e perché ti bastonano a bar. Shopping. Allora, dove siamo? Eccolo. Prego, ci dica. Siamo a Piazza del Campo? Dove fanno il palio? Sì, non c'è l'erba. Non c'è l'erba, l'hanno levata, come dice Cristo. I cavalli che mangiano? I cavalli mangiano dove? Non so dove. Vabbè, ma dammi sempre in mente. No, era tanto ieri. Al timidone, Paolo, guardatelo. Devo rifare questo video. Bestiardino! Schiacciato! Voglio le sapessi su YouTube. Dai, apparisci su YouTube. Bestiardino!